Benvenuti a una nuova puntata di Pillole. Siete in diretta con Tobia Lamare dalla contea di Frigole, che è un po' come quella di Azzardo, dove ci stanno più sgommate che persone. Iniziamo come sempre con una scelta di colonne sonore tratte da telefilm. Questa era del mitico Ralph Super Maxi Eroe, in inglese era The Greatest American Hero. Ovviamente la colonna sonora scritta dall'infaticabile Mike Post, che lui ha firmato tutte le sigle dei telefilm più famosi. E invece il protagonista, ce lo ricordiamo perché era il biondo ricciolone di Un mercoledì da leoni, grande surfer. La curiosità per quanto riguarda il nostro amato Ralph Super Maxi Eroe, è che lui è stato tra gli attori scelti per interpretare Luke di Star Wars, ma in realtà c'è una storia un po' controversa dove si dice che lui abbia addirittura rifiutato il posto. E insomma, vabbè, è stato un grande errore. Ovviamente dopo Ralph Super Max Eroe veniva seguito dalla programmazione delle puntate dell'A-Team, e anche questa sigla è firmata da Mike Post, che poi ha fatto anche Magnum P.I. e tante altre. Ma oggi abbiamo una puntata interessantissima, perché a breve ci collegheremo insieme a Gianluca De Rubertis, che è in treno e che ci parlerà del concerto che ha tenuto mercoledì sera a Milano in una chiesa, e poi avremo gli aggiornamenti meteo con Carlo Morelli per Le Onde, il cugino Al Miglietta da Praga, e una telefonata insieme a Rosa Maria Lettieri, che ci parlerà invece delle puntate delle pubblicità degli anni 80, come ad esempio il Calippo, oppure la lavatrice Candy o la 500, perché dietro queste pubblicità si nascondevano dei grandissimi autori e dei grandissimi musicisti, che insomma è veramente bello andare a conoscere, e a breve sentiremo Gianluca. Intanto questo è il mitico Knight Rider. David Hasselhoff è il nostro mito quando arrivano le vacanze di Natale, perché negli anni 80 fece
una pubblicità, uno spot natalizio dove lui era con dei fantastici slippini. E poi c'è stata una bellissima manovra sul web dove nel suo slippino veniva ritratta la sua foto all'infinito, tipo a Magamma di Pink Floyd. Allora, questo stiamo un po' per arrivare in zona Natale, no? Perché qualcuno di noi ha fatto già l'albero. E secondo me ci stanno due canzoni molto sottovalutate, perché in realtà hanno questi arrangiamenti da pop internazionale oppure da pop anni 80, ma la verità è che sono dei pezzi soul incredibili, come questi di Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, che fa anche parte della colonna sonora di uno dei miei film di Natale preferiti, che è Love Actually. Ed è super Motown questo brano, ci vorrebbe un riarrangiamento un po' alla Supremes. Riarrangiato, questo sarebbe un perfetto classico del Northern Soul da mettere in pista. Anche così fa ballare, anche così si possono fare le spaccate, i trick del Northern Soul. Ecco, qua ci dovrebbe essere un'esplosione di fiati con un po' di percussioni latine, tipiche del Northern. Io non conosco un'altra versione ancora più soul di questa, magari c'è, poi la cerco.
allora questa era ovviamente Mariah Carey. Noi sotto Natale ci concediamo, no? Un po' di mainstream. D'altronde, Natale, se non è mainstream il Natale, ditemi voi che cos'è mainstream. E invece adesso ci ascoltiamo, prima di chiamare Gianluca, il singolo che ha introdotto il suo album. Questo si chiama Pantelleria. L'album si chiama La violenza della luce. La terra e risale dal mare. La mia bocca scottava d'amore e sapeva di sale. Nei tragitti tortuosi d'altura ti parlavo di creta, silenzio, parole, scultura. Modellando l'unguento la mano, ti ricordi che spesso stavamo come fagioli a bagno. E il sole scopava di luce la nuda scogliera, le terre burrose, i sentieri di nidi di ragno. Io benedicevo il tuo cuore di fredda lamiera, tu la mia dolcezza approntavi per l'infermeria. Brandelli d'estate nel vento di Pantelleria. Cancelli sconvolti di ruggine e sole, guardavo impazzire il mio cuore oltremare, rivoltando il silenzio e il rumore, vuotavo un bicchiere. Impassito nel ventre remoto, fave rotte, cucine bollenti e quei baci d'un fiato. Nel cattivo non v'era che il buono, ti ricordi che spesso stavamo come fagioli a bagno, e il sole scopava di luce la nuda scogliera, le terre burrose, i sentieri di nidi di ragno. Io benedicevo il tuo cuore di fredda lamiera, tu la mia dolcezza approntavi per l'infermeria. Brandelli d'estate nel vento di Pantelleria. Tra cascate di stelle percepivo perfino il calore della luce di Sirio, di quelle lontane di sole che intanto cambiava la pelle e il colore. Come fagioli a bagno, e il sole scopava di luce la nuda scogliera, le terre burrose, i sentieri di nidi di ragno. Io benedicevo il tuo cuore di fredda lamiera, tu la mia dolcezza approntavi per l'infermeria. Ok, allora proviamo a chiamare Gianluca, lui dovrebbe essere in treno e vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. No, stavo chiamando un'altra persona. Capita? Allora, vediamo. Ok, squilla, vediamo. Pronto? Gianluca. Sì. Ciao Gianluca. Allora, siamo in diretta, ma la cosa perfetta e smartissima che è successa è che praticamente tu hai risposto proprio sull'ultima nota di Pantelleria, cioè proprio sulla chiusura hai risposto tu. Quindi abbiamo avuto un inizio smart, Perfetto, Sì. ma il tempismo no, più si diventa attempati, più c'è il tempismo. Eh sì. Anzi, l'attempismo. Senti, ma tu sei in treno adesso, no? Io sono in No. treno.
Adesso qua in treno distribuiscono, oltre alla mascherina, Sì. anche un aggeggio che si chiama Sanispira, che sarebbe una sua, sembra, non so, una specie di spirale vaginale per il naso. Ah, vabbè, interessante. Sì, non è male. Io del resto comunque, sai, risaputamente, tu lo sai che io ho sempre fatto i figli dalle narici, no? Eh sì, Quindi, certo. esatto, quindi ci sta, magari E può dai. prevenire. Senti, Chi è? Tobia, come stai? Bene, bene. Qui a Frigole c'è una giornata piovosa, quindi stanno uscendo tutti con l'Alfa Sud a sgommare in piazza. Quando piove c'è la gara di sgommate, però stiamo bene. C'è un tempo un po' piovoso, però fa caldo. Insomma, noi eravamo curiosi di chiederti. Noi nel senso io e la tavola da surf che c'ho dietro perché sto da solo a Ah, casa, ok. oppure Elton John che è il cane, di chiederti come era andato questo concerto che hai fatto in chiesa, no? Perché ha avuto molto se ne è parlato molto perché giustamente ha avuto un'idea che non aveva avuto nessun altro, di un'idea molto bella. Io l'altra volta mentre parlavamo sempre in diretta con il nostro amico in comune Stefano Triulzi e dicevo che è un bel segnale perché tutti noi musicisti adesso siamo un po' fermi, chi più o meno depresso, e tu ci hai dimostrato che insomma magari tirandosi un po' il calcio nel culo qualcosa si può fare ed è stato un bel segnale oltre per tutti quelli che amano la musica anche per noi che la suoniamo. Quindi ti volevo chiedere com'è stato, Sì, se ci puoi raccontare un poco. alla fine è molto bello, è stato anche emozionante, forse è stato più emozionante questo magari di un concerto, dei tanti concerti che ho fatto magari anche di fronte a migliaia di persone, Sì. perché vabbè era una cosa particolare, insomma, oltre al fatto che il luogo aiuta al silenzio e quindi ad amplificare le emozioni. Però devo dire, questo Don Antonello che io ho vissuto praticamente 10 giorni fa, insomma, quando sono passato, gli ho chiesto, gli ho ventilato questa ipotesi, diciamo che ha accettato poi quasi subito. E da lì io ho fatto semplicemente un post su Facebook con l'evento, dove invitavo a partecipare con un limite di 80 partecipanti, perché la Sì. chiesa ne può contenere secondo le regole 80. Il problema è che oltre alle partecipazioni che hanno sforato, sono diventate 120, eccetera, ma poi è uscito un articolo, insomma, Sì, abbiamo seguito, insomma. il Sono social l'ha uscito. fatto da amplificatore naturale, quindi è uscito un articolo sul Corriere. E poi durante la serata è venuto il TG3 nazionale, infatti andrà in onda, credo, in questi giorni, il servizio È TG3. la prima volta che ci piace un amplificatore digitale anziché valvolare. Questo Esatto. è Per cui Don Antonello, un pochino la mattina del giorno, dell'altro ieri, era un po' spaventato, adesso non vorrei che, insomma, fossimo rimproverati oppure multe per... Allora bravo. io, no, io alla fine ho semplicemente evitato che venissero tutte quelle persone, gli ho detto: guarda, sicuramente non far venire tanta gente che magari si accalca di più vicino alla chiesa, oppure insomma fanno un po' di... non si seguono le regole, e assolutamente non volevo che Sì, accadesse. certo. Quindi ho semplicemente, diciamo, inibito la partecipazione ai ragazzi, con dispiacere, insomma, a quelli che si sono prenotati, e l'abbiamo fatto comunque con un minimo pubblico di persone, insomma, tra quelli che mi hanno aiutato, insomma, i coinquilini, comunque c'erano una quarantina di persone alla Beh, fine, quindi sì. più i Bene. giornalisti, quindi insomma, alla fine è venuto bene, il parroco era entusiasta. Dai. Molto bello. Dai. Senti, No, ma ma infatti sarebbe bello anche, io non lo so, adesso ci avevo pensato, però non è che adesso sul Lecce abbia più tutti questi contatti, però tornando per Natale, boh, sarebbe anche bello se una chiesa a Lecce volesse fare questa cosa. possiamo chiedere a quella di Frigole.
Ah, bellissimo. che è una bella chiesa, una bella chiesa piccolina. Senti, Fantastico. ma tu stai continuando comunque a fare dei concerti in streaming e live? Ieri sera sei stato a uno studio di Padova, se non sbaglio, o è stasera Sì, che sì. ci sei? No, ieri sera è Ok. stato bellissimo, sì. Super, super attrezzati, c'erano 7 telecamere, sono fatto molto Dai, bene. dai, bello, bello. E poi niente, per il Va bene, resto, sta continuando. Il vabbè. disco è molto bello. Hai fatto un disco molto bello, te l'avevo detto già tramite Sì, abbiamo fatto. messaggio. Ma poi ascoltando anche, diciamo, un po', sai, gli amici musicisti che ti seguono e che ti conoscono da sempre, insomma, anche secondo loro è il tuo lavoro migliore questo. E poi, tra l'altro, c'è un po' di Lecce anche in questo disco perché. E l'hai lavorato a Lecce anche, no? Una parte del disco. Sì. Sì, certo, l'abbiamo riaperto poi per chiuderlo con una produzione ulteriore con Sì. Matilde, beh, lo dico per chi non lo sa, ma insomma, mia sorella, con Matilde che ha prodotto ulteriormente delle cose, poi ci ha suonato ancora Andrea Rizzo delle batterie, per cui sì, a Lecce Dai, no, c'è proprio un bel sound. abbiamo fatto la pennellata finale, Sì, diciamo. quella spennellata che c'è quando stai dipingendo e ti manca quell'ultimo tocco di colore, Sì, insomma. diciamo quel puntino bianco che mancava Sì, esattamente. hai dipinto molto, insomma, in Ho questo dipinto periodo. parecchio. Diciamoci la verità, ho dipinto parecchio. Io spero, adesso ovviamente immagino che avrai altri ospiti, ti Sì. lascio, però insomma ti ricordo che sarebbe bellissimo organizzare una di queste tue telefonate così conviviali, belle, eccetera. E vorrei essere invitato nel caso con il pittore Lelio Gallo, quindi. Ah no, guarda, la possiamo combinare, dobbiamo solamente capire come fare una telefonata a tre e lo sento con piacere e potremmo dedicare una puntata proprio all'arte. Va bene, Tobia. Va Speriamo di farla bene, presto. va bene, va bene, va bene Gianluca. Va bene, Tobia. Ti saluto con un pezzo degli anni 80 degli Spandau Ballet, che so che ti piacciono, uno dei tuoi Molto, gruppi molto, preferiti. E molto. ci risentiamo presto. Va bene, un Ciao abbraccio Gianluca, ciao ciao. a tutti gli amici. Ciao, ciao, ciao. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Ok, allora siamo sempre in diretta su rkoneir.com e abbiamo ascoltato Gianluca le sue parole, il suo racconto, insomma, di questo concerto che ha fatto in chiesa 2 giorni fa. E molto una situazione che è, insomma, molto particolare. Adesso andiamo a chiamare Rosa. La nostra amica Rosa Maria Lettieri, con cui parleremo delle pubblicità anni 80. Ok, mandiamo un attimo di Wemma. Ciao Rosa, ciao, come stai? Aspetta che ti alzo il volume radio. Ok, ci senti? Aspetta, ci senti? Ok, Sì, adesso benissimo. anch'io, ok. Come stai, Rosa? Perfetto. Senti, allora, avevo annunciato che oggi avremmo parlato di alcune composizioni particolari, no? Perché c'è anche un lavoro, c'è stato specialmente in passato, un lavoro di grande creatività e grande originalità per quanto riguarda le pubblicità, perché venivano composte appositamente dei jingle, delle canzoni. L'abbiamo anche fatto anche noi negli anni 80, eccetera. Però, siccome c'erano i soldi, ragazzi, c'erano i soldi, giravano soldi, quindi si facevano tanti esperimenti, Eh si sì. chiamavano i musicisti veramente, si stava in sala tanto, si facevano tanti provini. Tant'è che adesso noi abbiamo delle library in ufficio che sono incredibili perché tantissimi provini, cioè, ne facevamo magari 3 o 4 per ogni pubblicità, quindi. Per arrivare diciamo alla canzone perfetta, no? Esatto. Ma era bellissimo, veramente molto entusiasmante. Beh, la Milano da bere, quegli anni sono stati veramente fantastici proprio, eh. Si andava a 300 all'ora, era proprio una cosa. E niente, ci sono state tantissime di pubblicità in quel periodo, molto creative e molto moderne anche, perché se vado a ricomporre nella testa tutte le composizioni che abbiamo fatto in quegli anni, ce ne sono di modernissime. Una delle prime, che forse non vi ricordate neanche, si chiamava Baruffa, e si dice c'è baruffa nell'aria, era un profumo, Ah, sì, come no, sì, adesso. e avevamo fatto un esperimento. Siccome questi della Lancôme avevano fatto un sacco di prove con altre persone, e poi mi chiamarono in questo ufficio della Thomson, era una grande agenzia. Noi non, eravamo appena, abbastanza appena nati, siamo nati nell'80. Io ho lavorato prima in un'agenzia americana, che si chiamava Young & Rubicam, che si chiama tuttora Young & Rubicam, e poi mi ero messa per conto mio. Ci avevano chiamato perché avevano fatto degli esperimenti. Era una donna che faceva dei gesti, c'era una musica sotto, e invece tutti questi gesti. Io ho chiamato questa, ho fatto un esperimento con una jazzista che sottolinea, mi dispiace che non possiamo vederla, perché era molto, era proprio interessante. Tutti questi gesti erano sottolineati da dei versi, insomma, delle cose, cioè,
Era una cosa proprio molto evocativa, e, questo, e poi alla fine diceva c'è baruffa nell'aria. Non Sì, era una cosa, ma era il claim me lo ricordo il perfettamente, perché poi claim, sì, perfetto. io ero ragazzino, Hai ma la visto? pubblicità, cioè, appunto, guarda che noi tra un cartone e l'altro, tra una trasmissione e l'altra, le pubblicità le guardavamo perché comunque erano belle, cioè colpivano, non erano solamente, diciamo, reclame informativa, no? Come quella molto spesso c'è adesso. C'erano dei piccoli film e poi c'erano anche, a volte si sceglieva musica internazionale, ma mi dicevi tu che c'erano anche grandi autori italiani che scrivevano per la pubblicità. No, perché io quando ho questa casa di produzione, non essendo io una musicista, ma essendo un facevo il producer, io la producer nella Young Rubicam, cioè seguivo il percorso creativo, e quindi però non sono una musicista, c'ho orecchio, la normale, insomma, è un po' di gusto, e poi soprattutto io sono una pubblicitaria, perché Sì. vengo da una formazione in questa agenzia americana, che aveva questo grande cliente che si chiama Procter & Gamble, che fa il Dash, faceva un Sì, sacco ok. di prodotti, eccetera, e quindi una formazione prettamente pubblicitaria. Allora mi rivolgevo a dei musicisti, e ogni diciamo, prodotto mi dava l'ispirazione per chiamare, per esempio, Calippo. Calippo era evidentemente con questo nome, io non potevo che rivolgermi a Caputo, ma Caputo in quell'epoca non aveva ancora fatto niente, faceva l'art director in un'agenzia di pubblicità, non era ancora. Però io avevo sentito delle cose in un club una sera, che faceva lui, e l'avevo chiamato, e avevamo fatto questa muchacha, questo è il ritmo del Calippo, era lì, Sì, era proprio Caputo, no? No, ma infatti. no. C'è questo ritmo del Calippo. Ma non è l'unica però che ha fatto. No, non è l'unica. Poi ci ha chiamato la Candy, che voleva fare un cartone animato con mutande che ballavano per la lavatrice. E anche questa danza di indumenti aveva fatto pensare ancora a E poi ha Sergio. fatto anche il combi chef sempre per la Gambi. Complice, ma Che abbiamo fatto questa la lì. me l'ero preparata, però era questa. Ah, ti ho portato un forno che vedrai mi stupirà. Cuoce proprio tutto di rincorabilità. Sempre della E Gambi. questo è proprio un pezzo da Sergio Caputo, cioè è proprio lui. Sì, ma Fantastico. anche Candy Alizé Ah, ha fatto questo. sì, era. Faceva nuova Candy Alizé, mai più panni stesi. Era molto carina, anche quello ce l'avevano chiesta persino in Germania. Io ero andata in Germania a fare la registrazione, non ti dico, i tedeschi che dovevano andare Fantastico. cantare come le mutande, insomma, è stato un Questo. po' complicato, Ecco a qua, Monaco. nuova Candy E qua Alize era con questa. lei, basta panni Sì. stesi. La Gambi arriva, facciamo festa, nuova Esatto. Candy Alize, basta stare fermi. Ah, Candy Alize, lava i Ma poi portafogli. c'erano tutti questi che adesso non si possono vedere, magari dopo in un posto link con le pubblicità. C'erano tutti questi disegni che comunque avevano questo richiamo agli anni 50, no? A tutto Certo, quell'immaginario anche quello, che aveva Caputo anche. esatto, erano ispirati anche a quello, quindi era proprio stato naturale scegliere Sergio Caputo. Poi invece altri artisti, per esempio per il lancio della 500, la 500 quella brutta, quella prima di quella nuova, quella fra la vecchia vecchia degli anni 50 e quella degli anni 90, Sì. c'era stata una 500, non so se hai capito qual è, Beh, veramente. sì, perché c'erano, io mi ricordo due pubblicità che c'erano due artisti abbastanza importanti che. Sì, c'era una, era Ruggeri, Enrico Ruggeri, Sì. però la musica non è di Enrico Ruggeri, la Ok. musica di quella, e le parole le ho scritte io, e Dai. poi veramente ero terrorizzata, dicevo, Madonna, speriamo che Era questo non mi questa, dica. no? Non Vita, fai sento di più. fretta, ma non mi Ah sì, tu lasciare sta. No, no, non ti andare, arriva non forse. è vero. Sì, è quella. Vita, vita, vai di fretta. Sì, Esatto, vita di fretta, esatto, quella là. fantastica. E poi c'era quella di, invece poi quella Finardi? di Eugenio Finardi, l'ha fatta proprio tutta lui, parole, musica, l'ha fatta Dai. proprio lui, e si è divertito moltissimo. Poi
poi c'era una particolarità che c'era un amico di Messina, mi ricordo questo amico di Messina che aveva portato uno strumentino che si chiamava il friscaletto, che è un piccolo flautino che suonavano i pastori del messinese. All'inizio c'è questo friscaletto e lui aveva un'estasi di questo friscaletto all'inizio di questa cosa. No, cioè ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle cose anche di qualità, insomma. Sì, sì, no, ma infatti era... Sono anche la fotografia, no? E appunto pure i disegni della Gandhi, insomma, sono delle cose che appartengono anche a una pubblicità, diciamo, sì, creativa e di qualità. Tobia, la 500 sembra bella comunque. Ma è come la Duna. La Duna l'ha superata. La Duna sì, sì, forse sì, forse sì. Comunque sono stati anni dove abbiamo fatto esperimenti, cose, e anche, per esempio, anche nel video, il quick cut, questo montaggi veloci, eccetera, l'ha inventato la pubblicità, ci cioè abbiamo dato stimolo anche alla cinematografia, insomma, diciamo, abbiamo dato stimolo al montaggio veloce. Perché appunto avendo 30 secondi, 60 secondi, eri costretto anche per far vedere tante cose a inventarti delle. Quindi Sì. questo quick start che poi dopo, vabbè, Trainspotting, poi insomma c'è i film di Tarantino, eccetera, hanno, non dico che hanno rubato, ma insomma questi stessi montatori di molti film erano i montatori che poi hanno lavorato nel cinema, perché Ok. poi ci sono stati grandi registi anche insomma a fare la pubblicità. Ecco, Sì. questo è stato il mio contributo. Agli anni Grande, 80, bellissimo. andiamo da bere e ce la siamo bevuta veramente tutta. Una storia bellissima, grazie Rosa. No, Non è la seconda volta, l'altro un po' di puntate fa, e prima dell'estate ci siamo sentiti per raccontare la storia di Maracaibo. Poi magari ti disturbiamo delle altre volte per avere altre chicche su questo mondo fantastico. Va bene, Rosa, noi ti lasciamo, ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Grazie, ciao. Grazie, ciao, 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 ciao. Oh, incredibili queste storie. Fantastiche, Sergio Caputo, che è l'autore della canzone del Calippo, della Candy, ma infatti erano musiche diverse rispetto a quelle che girano adesso nelle pubblicità, erano composte apposta. E vabbè, e questo è King, rimaniamo sempre un po' anni 80 oggi. Questo è Love and Pride 1989-88, e Dr. Martens spennellati di vernice, grande stile, grande ciuffo. Ok, ci ascoltiamo King e poi facciamo un altro collegamento. Ci colleghiamo per le previsioni meteo con Carlo Morelli.
Ok, c'è il signor Coconut di sottofondo, Ciao Stefano, eh? Ciao buongiorno. Carlo, buongiorno. Come stai? Tutto bene, voi? Bene, bene, tutto ok, tutto ok. Stiamo facendo questa puntata, ci hanno raccontato un po' di storie incredibili. C'è il nostro amico Gianluca che ha suonato in chiesa a Milano, l'unico concerto che si è potuto fare in Italia, probabilmente in una chiesa. E Fantastico. poi sì, e poi la nostra amica Rosa ci ha raccontato delle pubblicità degli anni Ottanta. Non so se tu eri a conoscenza che la canzone della reclame del Calippo l'aveva scritta Sergio Caputo. No, assolutamente. Sì, Sergio Caputo ha scritto un sacco di pubblicità, quelle, la Candy, poi Enrico Ruggeri per la 500, insomma, ci ha raccontato queste storie. Invece tu Meraviglioso. ci devi raccontare com'è la situazione onde per il weekend. Allora, la situazione onde per il weekend non è male, non è male. Domani avremo uno stop perché dovete sapere che sono oltre 10 giorni che ci sono onde Eh tutti i giorni. E sì, è vero. domani avremo un piccolo stop e domenica monterà la tramontana, quindi si potrà surfare sul versante Adriatico dall'ora di pranzo di domenica fino a tutto lunedì. E quindi consigliamo anche una muta un po' più pesante se c'è la tramontananza. Forse Beh, ci sarà una 4 o 3, no? sicuramente ci sarà, sì, una 4-3 suggerirei anche con i calzari. Ok. Ci sarà senza dubbio un cambio di temperatura. Adesso ormai sono giorni che piove ininterrottamente, quindi sentiamo più l'umido del freddo, ma credo che da dopodomani inizieremo a sentire il freddo tipico invernale. Eh sì, va bene. Ok, Carlo, allora noi ti ringraziamo come sempre Grazie a e ci voi. Grazie riaggiorniamo per le prossime notizie meteo. Grazie. a voi, buona giornata, un Ciao saluto a ciao tutti. Carlo, ciao ciao Carlo. Ok, quindi si continua a surfare e noi vi dedichiamo Country Death Song dei Violent Femmes. Arriva così. Dagli anni 80? E anche se sono un po' un paio di settimane sto girando su eBay, su altri siti per cercare
un sintetizzatore vintage da acquistare, devo dire che gli anni 80 non sono solo sintetizzatori. E i Vinyl Fam, i Pixies, i Dinosaur Junior, anche Nirvana ne sono la prova. C'è tanto rock che non sia solamente heavy metal negli anni 80, ma c'è anche tanto rock che ha fatto nascere poi il grunge e poi tutta la psichedelia inglese che ha fatto nascere il Britpop. I Vinyl Fam a me hanno fatto sempre impazzire con il loro sound super folk. Ok, proviamo a metterci in Il contatto. cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ok, a Ti posto. invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. Ok, vediamo su quale numero possiamo raggiungere il nostro cugino Alessandro Miglietta. Forse ce la facciamo. Cugino, mi senti? Ciao cugino, ti sentiamo forte e chiaro. Come stai? Bene, saluti, benvenuti nella Contea di Praga, tutto Grazie. ok? Allora, dacci un aggiornamento subito sulla situazione a Praga e come va con le cugine. Ma ultimamente c'è una specie di, come dire, di situazione strana perché poi avevano la settimana scorsa avevano un po' come dire deciso di aprire di nuovo i pub e i ristoranti ma 2 giorni fa hanno deciso di nuovo di rimettere tipo l'orario di chiusura alle 7:30 di Ok, sera un po' che come in insomma Italia. sì. Per le cugine cieche può andare bene perché qua ci sono alcuni esseri che cenano alle 17, mentre nella Ma Contea noi di ci Liguria chiediamo se alle 17 cenano, no? Che qua abbiamo, sì. semmai abbiamo preso il caffè, ma a che ora pranzano? Alle 9:30 di mattina? Non Guarda, io pranzano ho proprio. visto. Eh no, io ho visto delle persone a volte ordinare tipo il pranzo alle 10:30 del mattino. Ottimo, ottimo. Quindi, cioè, pranzo inteso non solo zuppa, cioè, nel senso anche carne con patate. Ah, Quindi, bene, quando ho visto questo, mi si è aperto un mondo, o forse mi si è chiuso, non lo bene. so. Vabbè, diciamo che l'appetito viene mangiando comunque, quindi Sì. no. Diciamo che per loro l'appetito viene bevendo, perché no? Come sai, insomma, da queste parti. Sì, si sa bene, insomma, insomma, piace pasteggiare con la birra frizzantina, quindi d'altronde se bevi una birra e poi ti accompagni con quello che potrebbe essere un piccolo aperitivo o una polpetta più sostanziosa. Esatto. Va bene, senti cugino, noi invece ti chiediamo il consiglio musicale della settimana, del weekend. Oggi ho scelto un gruppo che secondo me ti piacerà tantissimo, prima cosa perché sono irlandesi e sono di Ah, Dublino. fantastico. No, grande. Dai.
Si chiamano Sprints, praticamente li ho scoperti da qualche mese, sono in quattro, infatti hanno aperto anche dei concerti ovviamente prima del Covid ai Fontaines DC. Niente, c'è questa ragazza alla voce, che c'è una voce fantastica, si chiama Carla Chubb, e che ti invito a vedere un po', a leggere Ok. un'intervista, perché lei parla molto di, insomma, anche nei testi di temi come pressione sulla vita, per esempio, delle donne manager o sindrome dell'impostore, cose del genere. Ok. Però l'EP è fuori e il pezzo poi dopo che ci ascoltiamo è veramente una bomba, perché è un misto tra punk, grunge e insomma le ultime cose che abbiamo sentito, che vengono un po' anche come Fontaines o anche Sì, dagli no, Stati ma Uniti, infatti, appunto. guarda, prima stavo mettendo i Violent Femmes e dicevo che appunto, poi anche se sto cercando un sintetizzatore in questi giorni, cioè gli anni 80, poi tra l'altro non sono solamente sintetizzatori, ma ci stanno tutti questi sound che poi sono anche ripresi, che poi hanno dato il via a quello che è stato, no, il grunge, il Britpop degli anni 90, quindi ci stanno da Madonna, i Pixies, tutti li magari ricollochiamo in un'altra epoca, invece tutto parte da metà anni 80 alla fine, diciamo. No, certo, infatti loro, per esempio lei nelle interviste, loro sono prodotti dal cantante dei Gare Band, che è Sì. insomma un altro gruppo figo irlandese, che lei ha detto se non fosse stato per lui io avrei fatto un disco alla Madonna, cioè nel senso, perché a lei piace proprio il grunge, quindi poi a Ah. livello di produzione, magari dopo lo ascoltiamo nel pezzo, si sente Sì. che sono riusciti a trovare un suono loro. Ok, perfetto. Allora, Ale, noi ti salutiamo anche perché siamo arrivati addirittura d'arrivo. Ascoltiamo Vai. gli Sprints con Drones e ci riaggiorniamo la settimana prossima. A presto, Alla grande Luigino, Ale, buona grazie. musica. A presto, saluti da Praga. Ciao, ciao. Allora, siamo arrivati alla fine della puntata, ci godiamo appunto 3 minuti di Drones e poi siamo arrivati alle 12.30 e ridiamo la linea a RKO. Ascoltate RKO tutte le ore, io sono Tobia Lamare alla Contea di Frigole, questi sono gli Sprints e avete ascoltato Pillole in onda ogni venerdì mattina. Buon weekend!